particolare, che non proviene dal nettare dei fiori. La melata di Metcalfa, chiamata anche melata di bosco, è infatti prodotta dalle api a partire da sostanze zuccherine rilasciate da un insetto, un omottero per essere precisi, la Metcalfa pruinosa. Questo animale si nutre della linfa di diverse piante, di cui assorbe la parte proteica e rilascia la parte zuccherina, la melata appunto, che viene raccolta e trasformata dalle api. Questo miele è diffuso in tutta la penisola italiana, con una produzione più significativa nel nord e nel centro Italia. Viene raccolto d'estate, orientativamente tra luglio e settembre. Vediamo ora l'esame organolettico. Il colore, come potete vedere, è scuro, fino a quasi nero. La sua consistenza è vischiosa, piuttosto asciutta. Cristallizza dopo lungo tempo. All'esame olfattivo ha un'intensità media, con note vegetali e fruttate. Richiama la passata di pomodoro, la frutta cotta, anche delle note calde e caramellate. Infine, vediamo l'esame gustativo. Lo sentiamo non molto dolce, anzi un po' sapido. Richiama la frutta secca come le albicocche, i datteri, i fichi. E ha anche delle note di verdure cotte e richiama un po' anche i sentori di malto, di melassa, anche di lievito di birra. È piuttosto persistente, permane infatti in bocca per lungo tempo. Saluti da Beatrice Monacelli, ambasciatrici e ambasciatori dei mieli. Buon miele a tutte e tutti!